Gianni Colacione per Libre TV, oggi 14 gennaio 2016, siamo in pieno inverno ma già stiamo pensando al mare, al sole, alle spiagge e siamo praticamente quasi pronti per la prova costume. Però stiamo pensando ovviamente a dove andare, al mare, e chiediamo, siamo qui nello studio dell'avvocato turco, radicale, molto attiva per quanto riguarda diciamo tutta la questione balneare, soprattutto relativa a Ostia, e le chiediamo se questa estate, se la prossima estate, avremo le spiagge libere al 50% riequilibrate con quelle in concessione. E poi le chiediamo un'altra cosa importante, perché abbiamo sentito, ci siamo informati, c'è stata una recente dichiarazione del presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, proprio sulle spiagge, che è stata accolta dall'avvocato turco con una certa soddisfazione. Le chiediamo perché. Sì, abbiamo molto gradito l'impegno del presidente Zingaretti perché ci dà speranza che forse questa stagione balneare non sarà un'altra stagione balneare illegale. Diciamo che abbiamo inviato una diffida alla Regione Lazio già il 18 di dicembre, e avevamo precedentemente mandato delle lettere di sollecito, ma il 18 dicembre abbiamo inviato una diffida sottoscritta da 308 cittadini con la quale chiedevamo di dare attuazione alla legge regionale 8 del 2015, con la quale appunto si stabilisce questo riparto al 50%, questo riequilibrio tra le spiagge libere e le spiagge in concessione, in attuazione di normative europee, di gestione integrata di zone costiere, insomma di un discorso più ampio. Il Lazio è rimasto un po' indietro in questa cosa. E praticamente con questa diffida chiedevamo di dare attuazione a quella legge, perché quella legge prevedeva dei tempi, cioè diceva che entro 60 giorni dalla sua emanazione, no, dalla sua entrata in vigore, ed è entrata in vigore il 30 di giugno, quindi entro il 29 agosto si doveva fare appunto questo regolamento attuativo, cioè l'adeguamento della legge regionale 11 del 2009 e alle nuove norme della legge regionale. Nei successivi 30 giorni decorrenti da quando era stato fatto l'adeguamento si doveva fare un piano utilizzo arenili regionale, il PUAR, e nei successivi 180 giorni i PUA comunali, cioè dire concretamente dov'è che andavano posizionate le spiagge libere rispetto agli stabilimenti. E tutto questo non è avvenuto. Noi sollecitavamo quindi l'adempimento del primo termine, perché da quello decorrevano i successivi, e quindi con questa diffida abbiamo invitato il diffidato a farla. Abbiamo anche paventato la possibilità di un danno erariale per i cittadini, per i motivi che poi andrò a spiegare. Per cui una volta che abbiamo avuto questo minimo cenno di risposta, questo impegno, noi siamo rimasti molto soddisfatti, perché confidiamo appunto in questo adempimento. Noi stiamo facendo delle battaglie per ripristinare la legalità a Ostia, per ripristinare i diritti. Allora, innanzitutto il diritto di paesaggio: a Ostia c'è il lungomuro, il diritto di paesaggio previsto dall'articolo 9 della Costituzione, il diritto di libero accesso, libero e gratuito accesso alla battigia, l'articolo 1,251 della legge 296 del 2006, tanto dibattuta, il ripristino del diritto a pagare il giusto prezzo per quanto riguarda l'utilizzo, diciamo, dei servizi dello stabilimento. E questo probabilmente, se entrerà in vigore la direttiva Bolkestein, è un obiettivo che potremo raggiungere. E stiamo cercando di raggiungere anche il diritto a che i concessionari paghino il giusto prezzo per le concessioni demaniali, cioè queste somme che loro pagano noi riteniamo che dovrebbero essere incrementate. Ad esempio, sempre nella legge 296 del 2006 si parla di valenza turistica, si parla di spiagge a valenza turistica A e valenza turistica B. Allora, la legge dice che fin tanto che la regione non individua la valenza turistica del lido di ciascuna città, per tutti si applica la valenza turistica B. Questo qui comporta che il canone demaniale pagato è circa la metà di quelle a valenza turistica A, per cui noi stiamo preparando una nuova petizione per chiedere che anche su questo la Regione dia adempimento a quella legge del 2006 e indichi quindi quali sono le zone a valenza turistica A qui nella Regione del Lazio.
I tempi sono importanti perché il 25 febbraio la Corte di Giustizia europea deciderà sulla compatibilità tra la direttiva Bolkestein e la proroga delle concessioni al 2020. Su questo siamo abbastanza ottimisti perché già il servizio giuridico della Commissione europea si è espresso nel corso dell'udienza che c'è stata alla Corte di Giustizia il 3 dicembre e si è espresso per l'incompatibilità. Vale a dire che quella proroga che l'articolo 34.2 ci ha concesso automaticamente per tutti i concessionari balneari fino al 31 dicembre 2020 potrebbe essere considerato illegale e questo qui comporterebbe che le concessioni balneari dovrebbero considerarsi scadute tutte quante al 31 dicembre 2015. Questa cosa quindi fa capire quanto sia importante che i PUA e il PUAR, quello regionale, vengano adottati subito al più presto, perché ci ritroveremmo, cioè ove la Corte dovesse pronunciarsi in questo senso, per la prossima stagione balneare noi dovremmo già essere pronti con i PUA per fare i bandi di gara, perché le concessioni di Ostia dovrebbero essere tutte riassegnate e allora se noi abbiamo il PUA, ad esempio quelle di Ostia, no? Quelle per cui stiamo facendo questa battaglia, ma è chiaro che è in tutta Italia, però il PUA che manca è qui, il PUAR nella nostra regione, il PUA del Comune. Allora noi abbiamo già un PUA bellissimo, quello precedente, che però al quale non è mai stata data attuazione. Questo PUA per esempio prevede che l'altezza delle recinzioni verso l'esterno non deve essere superiore a 90 cm, prevede che tra una spiaggia libera, tra una concessione e l'altra debba esserci una spiaggia libera almeno per 4 metri, una serie di prescrizioni che purtroppo alle quali non è mai stata data attuazione. Allora noi diciamo che se la Corte di Giustizia dovesse pronunciarsi in questo senso, noi dovremmo essere subito pronti, i nostri amministratori dovrebbero essere pronti ad emanare un bando di gara. Per emanare il bando di gara serve di sapere dove, quali sono le spiagge libere da assegnare, perché chiaramente gli imprenditori che vogliono partecipare a questo bando devono sapere qual è la collocazione della spiaggia che vanno a prendere che si vedranno assegnare, insomma. E quindi per questo motivo è importante che la regione si faccia trovare pronta e poi a sua volta che i comuni si facciano trovare pronti con i PUA, in modo che laddove il 25 febbraio arriverà una decisione in questo senso, magari non uscirà l'esito proprio quel giorno, un mese dopo, insomma, noi siamo pronti e non subiremo l'ennesima procedura di infrazione. Ma c'è un altro tema importante che è quello della sdemanializzazione. Sì. Avete presentato due ricorsi con richiesta di aprire una procedura di infrazione contro lo Stato italiano per quanto riguarda il decreto legge 78 del 2015. Ecco, di che si tratta? Allora, a Ferragosto, mentre tutti quanti eravamo in vacanza, è stata approvata una legge, la legge 125 del 2015, che ha convertito appunto in legge questo decreto legge che citavi tu. In questo decreto legge, nascosto in un articolo, nell'articolo 7,9 septes deces, che significa il 17° comma del 9° comma dell'articolo 7 di una legge di tantissime pagine, di tantissime parole, ci sono due righette che dicono che le regioni provvederanno nell'ambito della riorganizzazione del demanio marittimo, le regioni provvederanno entro 120 giorni dall'entrata in vigore di questa legge, entrata in vigore il 15 agosto 2015, entro 120 giorni provvederanno a fare una ricognizione delle fasce costiere per individuare delle zone del demanio che non sono più idonee ai pubblici usi di mare e che quindi possono essere sdemanializzate. Si parla di una procedura ai sensi dell'articolo 35 del codice della navigazione, che è proprio la procedura prevista per la sdemanializzazione. Questa cosa è una cosa gravissima alla quale non è stato dato risalto dai media, da nessuno, e non abbiamo letto niente di questa cosa, però è una cosa molto grave per noi, perché noi abbiamo fatto infatti il ricorso per la procedura di infrazione, perché questo qui potrebbe significare, è un modo secondo noi per aggirare la Bolkestein, e quindi potrebbe significare che è l'ennesima procedura di infrazione che potrebbe essere avviata contro lo Stato italiano, perché sta di nuovo infrangendo le regole comunitarie, le regole che tutti quanti gli Stati si sono dati non appena sono entrati a far parte dell'Unione Europea, cioè hanno convenuto di rispettare delle regole, degli standard a favore dei cittadini, insomma, chiaramente, no?
e quindi con la procedura di sdemanializzazione si perderebbe il bene comune, parte del bene comune. E dicendo questa parte di costa non è più idonea all'uso di mare perché magari c'è uno stabilimento che loro vogliono giudicare storico, si arriverebbe appunto a questo. E so che i concessionari demaniali contano molto su questa legge e stanno premendo molto infatti per individuare le aree da sdemanializzare. Per questo motivo ho inviato delle richieste a tutte le regioni per sapere, per essere informata di quali sono le zone che intendono sdemanializzare, e sto aspettando appunto le risposte. Alcuni mi hanno già accennato delle risposte, però appunto. Ma per questi ricorsi avete raccolto delle firme? Sì. Mi pare che, se ne vedo bene, perché io sono appassionato, Libri TV era presente proprio per questo motivo, in occasione di una gara che si svolge a Ostia, la 25, no, la 30 del mare di Ostia, sono state raccolte parecchie firme. Sì, proprio per il PUAR, quello che abbiamo detto prima, la diffida che ha avuto 308 firme, sì, 100 firme erano soltanto di runners e quasi tutti dei bancari romani, perché la squadra dei bancari romani è una squadra firmataria, la mia squadra chiaramente, e hanno molto a cuore l'ambiente, insomma, a Roma, anche perché tante gare si svolgono a Ostia questa domenica 17, ci sarà infatti il trofeo Lidense, una gara di 15 km, e i bancari romani nel proprio calendario sociale ha tantissime gare che si svolgono a Ostia, e oltre che essere l'organizzatrice della gara della mezza maratona più partecipata e più famosa d'Italia, la Roma-Ostia. Quindi sì, c'erano 100 firme di runner di questi 308 firmatari. Bene, ringraziamo allora l'avvocato Turco, radicale, impegnata su questi argomenti da tempo, insieme allo scrittore Paolo Izzo, radicale anche lui. Tutto quanto questo lavoro che va avanti da alcuni anni, possiamo dire, lo ritroverete facilmente su Libri TV, c'è una playlist facilmente raggiungibile dalla homepage. E quindi grazie a tutti voi, appuntamento su Libri TV, e appuntamento invece io lo do all'avvocato Turco alla maratona Roma Ostia, anzi alla mezza maratona Roma Ostia, che ci sarà quando? Il 13 marzo, ok, mi raccomando, ci misureremo lì, si alleni avvocato. Grazie a Libri TV.